Suaco, Rosario Di Bernardo verso la riconferma a presidente e il sindaco di Comiso Spataro domani annuncerà la decisione. Aeroporto di Comiso, non si placa la querela sulla gestione dei carburanti, il deputato Pippo Di Giacomo dichiara, Suaco chiarisca la vicenda. Elezione dei revisori dei conti a Comiso, il sindaco Spataro replica all'opposizione, tutto regolare. Precari ASP di Ragusa, dopo la visita di Crocetta e della giunta regionale in provincia, fissato per il 5 agosto un incontro a Palermo. Marina di Ragusa cede droga a minorenni, arrestato un albanese di 19 anni e denunciato il suo complice sedicenne. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo dell'aeroporto di Comiso, in particolar modo, nello specifico, della Soaco, la società di gestione dello scalo Casmeneo. Ore di attesa per la decisione del sindaco di Comiso, Filippo Spataro, per la nomina dei due componenti all'interno del consiglio di amministrazione che rappresenteranno l'ente. Domani mattina ci sarà una conferenza stampa del primo cittadino, quasi certa la riconferma del presidente uscente Rosario Di Bernardo, ma sentiamo il servizio. Rosario Di Bernardo verso la riconferma, il presidente uscente del CDA della Soaco quasi certamente rimarrà al suo posto. Domani mattina in una conferenza stampa il sindaco di Comiso Filippo Spataro annuncerà ufficialmente la propria decisione in merito ai due componenti che rappresenteranno l'ente comunale all'interno della Soaco. Secondo alcune indiscrezioni la riconferma di Di Bernardo è molto probabile, anche se in queste ore all'interno della maggioranza si è aperto un forte ed animato dibattito che potrebbe portare a possibili e inaspettate sorprese. Spataro, che dovrà indicare due nomi, potrebbe optare sia per andare lui di persona insieme ad un altro esponente scelto sempre da lui, oppure passare la mano e nominare due componenti. Di Bernardo, lo ricordiamo, è stato nominato dall'ex sindaco Alfano in quota PDL quando l'attuale deputato regionale Nello Di Pasquale faceva parte del partito berlusconiano e non aveva fondato territorio. Adesso il presidente potrebbe essere riconfermato proprio in quota territorio, o meglio ancora in quota Di Pasquale. A fare pressione sul primo cittadino, infatti, non sono tanto i consiglieri comunali, quanto piuttosto il deputato regionale Di Pasquale, con il quale in campagna elettorale è stato fatto un accordo per la conferma di Di Bernardo alla presidenza della Soaco. Ma come detto, non sono escluse sorprese. All'interno della maggioranza e del PD c'è chi preme per silurare il presidente, anche per motivi di incompatibilità da un punto di vista etico e morale, visto che Di Bernardo è anche presidente di un'associazione di categorie Federalberghi, direttamente coinvolta dalle ricadute dell'aeroporto. Tra le altre ipotesi c'è anche quella di alcuni consiglieri di maggioranza, ma in questo caso scatterebbe l'incompatibilità. E restiamo ancora in argomento aeroporto di Comiso, sempre al centro del dibattito la vicenda dei gestori di carburanti. Come ricorderete, il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo aveva chiesto spiegazioni ai vertici della Soaco e adesso è tornato nuovamente sull'argomento. Sentiamo il perché in questo servizio. Prosegue la querela sulla vicenda del rifornimento carburante all'aeroporto di Comiso. La Soaco, attraverso una nota, ha tranquillizzato per così dire il deputato regionale Pippo Di Giacomo, sostenendo che è stato fatto tutto nella maniera più trasparente. Una risposta che però non ha convinto l'esponente del PD. La stessa Soaco, dichiara Di Giacomo, conferma che tuttora il gestore del servizio non è abilitato per fornire carburante a certi tipi di aerei. La società di gestione, piuttosto, dovrebbe spiegare come ha potuto pensare di aprire un aeroporto senza propellente. Oltretutto, aggiunge Di Giacomo, erano stati proprio i vertici di SAC e Intersac a diffidare dall'aprire lo scalo, minacciando azioni di rivalsa, perché l'operazione aveva il sapore di una forzatura fungibile alla campagna elettorale di Alfano. Ma non bisogna dimenticare la spesa mensile di 200.000 euro di soldi pubblici per i controllori di volo, che fino ad oggi hanno controllato ben poco. In due mesi, 400.000 euro spesi per cosa? Sia chiaro, conclude Di Giacomo, sono stato io il primo a battermi per l'apertura dell'aeroporto, ma la società di gestione aveva il dovere di verificare che tutto fosse a regime. Non restiamo ancora a Comiso, nessuna irregolarità nell'elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Così il sindaco Filippo Spataro replica ai gruppi di opposizione che avevano invece parlato di illegittimità e durante i lavori del Consiglio erano usciti dall'aula non partecipando alla votazione. Nessuna inadempienza legislativa e regolamentare per l'elezione del nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il sindaco di Comiso Filippo Spataro risponde alle accuse dell'opposizione avanzate durante l'ultimo consiglio comunale, dove Raffaele Gurrieri è stato votato come nuovo presidente al posto del dimissionario Giuseppe Barone. Gli articoli del testo unico degli enti locali
dichiara Spataro, stabiliscono in maniera chiara ed univoca le regole di nomina, il funzionamento e le responsabilità del collegio dei revisori negli enti locali. Nel rispetto di quanto previsto dal testo unico degli enti locali, l'articolo 138 dello Statuto del Comune di Comiso stabilisce le modalità di elezione dei singoli componenti del collegio dei revisori da parte del Consiglio. L'articolo 138 dice che il Consiglio Comunale elegge a scrutinio segreto il collegio dei revisori composto da 3 membri con separate votazioni per ciascuno di esse. Considerato che la legge della Regione Siciliana non ammette altre modalità di elezione se non quella dell'elezione a scrutinio segreto da parte del Consiglio, e considerato che con un comunicato dell'8 marzo 2013 il Ministero dell'Interno esclude espressamente la possibilità di scorrimento in graduatoria, risulta del tutto incomprensibile e pretestuoso il comunicato diffuso a firma di PDL e Comiso Vera, che denuncia una presunta mancanza di trasparenza, democrazia e buonsenso da parte dei consiglieri di maggioranza. Secondo i consiglieri di PDL e Comiso Vera, continua il primo cittadino, la maggioranza avrebbe agito senza tenere conto nella minima considerazione la giusta richiesta dei gruppi di opposizione, che avrebbero voluto, secondo logica, che per la surroga del membro dimissionario si procedesse alla sostituzione nella persona del primo revisore risultato non eletto nella seduta consiliare del 2011. Ai consiglieri di minoranza va però ricordato che prima della logica esistono la legge e le regole. Tra i primi atti compiuti dall'attuale giunta, Spataro, ha concluso il sindaco, risulta proprio quello di aver avviato tutte le procedure necessarie a sanare le violazioni di legge sulla trasparenza compiute dalla giunta Alfano, al fine di evitare sanzioni ancora più onerose per il comune di Comiso. Più controlli e vigilanza a Comiso, a lanciare la richiesta è Michele Zisa di Progresso Sud. In questi giorni in cui la città si sta svuotando, dichiara Zisa, si cominciano a registrare un numero sempre crescente di furti negli appartamenti e nelle case. Le notti dei cittadini quindi sono diventate difficili sia per il caldo che per la preoccupazione che qualcosa di antipatico e pericoloso possa accadere. Un clima di ansia e di incertezza, prosegue Zisa, si registra nel centro storico e anche nei quartieri più periferici. Progresso Sud fa dunque appello alle forze dell'ordine e alla sindaco come responsabile dell'ordine pubblico della città, affinché si potenzi l'azione di vigilanza e prevenzione nei quartieri e nelle periferie. E ci occupiamo adesso della sanità Iblea. Durante la sua visita a Ragusa di lunedì scorso, il presidente della regione Rosario Crocetta ha incontrato anche i rappresentanti sindacali dei precari dell'ASP insieme all'assessore Lucia Borsellino. Un piccolo spiraglio si è aperto, prevista per il prossimo 5 agosto una riunione a Palermo. Qualche piccola speranza per i precari dell'ASP ragusana. La visita del governatore Crocetta e della giunta di governo nel territorio ebleo è stata l'occasione per affrontare alcuni nodi irrisolti della sanità in provincia e in particolare quelli relativi alla stabilizzazione dei precari dell'ASP, per i quali Angelo Tabì, responsabile provinciale del Dipartimento Sanità della Funzione Pubblica GGL di Ragusa, ha avuto un'interlocuzione con l'assessore alla sanità Borsellino. Dopo un approccio mattutino con il presidente Crocetta, dichiara Tabì, siamo entrati nel merito della questione nell'incontro avuto nel pomeriggio a Ragusa, nel corso del quale ho avuto modo di interloquire con l'assessore Lucia Borsellino, alla quale ho potuto illustrare la proposta di stabilizzazione del personale precario, e si è deciso di concordare un incontro a Palermo, che è stato fissato per lunedì 5 agosto nella sede all'assessorato alla salute. Il commissario straordinario dell'ASP Angelo Aliquò, presente all'incontro, ha confermato ancora una volta la volontà di affrontare seriamente il problema e si è impegnato ad essere presente all'incontro che si svolgerà a Palermo. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo le notizie di cronaca. A tra poco.